Buongiorno a tutti, oggi vi parlo del correttore Nabla, il correttore liquido. Il prezzo è di 8,50 euro per 4 ml di prodotto, la scadenza è 6 mesi, esistono 3 colorazioni. Io ho la colorazione intermedia, ossia la 2.0. È un correttore molto idratante, infatti ho letto sul sito che è ricco di vitamina E, quindi anche un antiossidante. Ha una compressa bassa, non elevata, ma è modulabile. Vuol dire che è possibile fare più passate, quindi fare una passata. Io vi consiglio sempre di fare 2/3 puntini e poi di stenderlo o con le dita o con un pennello. È un correttore che vuole assolutamente somigliare a questa tipologia di correttori. Questo è il Natural Concealer di Kiko e questo è il Mineralize. Su come formulazioni, tutti e tre sono veramente molto simili, nel senso come texture. Gli ingredienti sicuramente sono differenti proprio perché Nabla è un'azienda incentrata su un po' più sul naturale. Io tutti i correttori, nonostante siano correttori magari long lasting, eccetera, eccetera, che regalano un fissaggio, io lo fisso sempre con un po' di cipria. Sicuramente un pro è la morbidezza, è un correttore molto morbido che va ad idratare nel contorno occhi, non si accumula nelle pieghette sempre e solo se lo fissate. La durata non è eccellente perché dopo mezza giornata circa tende un po' a sbiadire nel contorno occhi, però non scompare mai del tutto, quindi anche questo è una via di mezzo, nel senso se ve lo portate dietro, magari non fate male, nel senso, magari un piccolo ritocco vi è d'aiuto. La colorazione mi piace tantissimo perché è molto molto versatile, l'ho utilizzato anche su qualche sposa perché si adatta bene. E un contro sicuramente può essere appunto la scatoletta in plastica, come tutti questa tipologia di correttori, che non permette di prendere tutto il prodotto. Al di là di questo, forse la durata non fino a sera, ma fino adesso il correttore che dura dalle 8 di mattina e che è intatto fino a sera alle 8, non l'ho trovato, nemmeno il prolonger di MAC, dopo un 7, 8, 9 ore tende a sbiadirsi. È tutto, spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto. Fatemi sapere se avete provato questa tipologia di correttore e se avete provato anche l'1 e il 3, perché sono curiosa comunque di provarlo lì. È tutto, bacione e alla prossima, ciao!